Signore vi dia pace. Vogliamo anche questa sera con gioia stare qui in adorazione, in silenzio, ascoltando Dio attraverso Gesù Cristo, attraverso anche il suo cuore, oggi che è la festa del Sacro Cuore di Gesù. Stare qui a ascoltare specialmente. Ecco che impariamo a pregare ascoltando, guardare e ascoltare. Guardare Gesù Eucaristia, guardare Gesù Crocifisso, guardare la natura, guardare qualcosa di bello, sia in casa che fuori, e ascoltare Dio, imparare a pregare e ascoltare, facendo silenzio dentro di noi. A volte certe liturgie sono piene di canti, piene di attività, che sono anche belle, però che dopo cessa di chiesa come prima, perché non è entrato in noi. Ecco, allora questa sera stiamo qui proprio in profonda adorazione, sia perché oggi festeggiamo il Sacro Cuore di Gesù, sia perché anche è il primo venerdì del tempo ordinario. Inizia il tempo ordinario, che andremo fino al nuovo avvento. Ordinario perché ci aiuta a scoprire la vita cristiana di ogni giorno. Non ordinario perché è secondario. No, è riscoprire la vita cristiana ogni giorno alla luce della parola. Ecco perché è importante ascoltare la parola ogni giorno, rifletterla, ascoltarla, lasciare che entri in noi, che piano piano ci dia la mentalità del Vangelo, che viene a illuminarci, a correggere le idee che abbiamo e donarci la vera sapienza, che è quella di Dio. Questo ci darà la parola di Dio domenicale per noi al venerdì sera. Ma facciamola anche ogni giorno. Non è fare lunghe cose, però fatte bene. Leggere ascoltando. Qualche volta noi leggiamo i Salmi, il Vangelo, e non capiamo niente perché leggiamo senza ascoltare. La nostra testa è chiusa. Non arriva la sapienza della parola in noi, al nostro cuore. E leggiamo così. Io ho fatto la prova più di qualcuno a leggere una riga dell'inno, poi fermarmi, dimmi cosa ti ha detto. Non mi ricordo più niente. Cioè leggiamo, no? Leggiamo a memoria. E non incide in noi, non entra in noi la sapienza. Invece è importante scoprire anche le letture di oggi, che sono semplici e che ci parlano del demonio. Gesù che ci illumina su tutti i problemi della vita, Gesù che è il vincitore del demonio e ci dà la certezza che il demonio è soggetto a Dio, non può fare quello che vuole. E perciò anche se stiamo con il Signore abbiamo la certezza che non abbiamo da combattere contro il demonio, ma da stare con Gesù, che Gesù stesso combatte per noi e dirige il demonio come vuole Lui, per il bene nostro. Ecco, è un pregare importantissimo questo, perché dopo ne deriva anche la vita, no? Invece di saltare, arrabbiarci, criticare, giudicare, essere impulsivi, immediati, ci fermiamo e ascoltiamo cosa Dio vuole che faccia. Pensate quante gelosie sparirebbero, quante invidie sparirebbero, perché siamo sempre a guardare gli altri, giudicarli, condannarli. E dopo naturalmente abbiamo ragione. E così con l'avere ragione chiudiamo le porte allo Spirito. E invece questa sera siamo invitati proprio a stare qui. Non abbiamo ragione di niente. Mettiamoci come siamo di fronte al Signore.
pensiamo al Sacro Cuore di Gesù, quanto ci ha amato, senza limiti, per darci la vita di ogni giorno. Pensiamo anche poi alle letture che faremo, che ci aiutano a capire come Gesù ci illumina. Non metterti contro lo Spirito Santo, non arrabbiarti perché non capisci le cose. Attendi un po', guarda Gesù Cristo che ti illumina e ti apre il cuore per ascoltare lo Spirito Santo. Ecco, vogliamo invocare lo Spirito Santo perché anche stasera ci aiuti a stare qui, questa bella serata quasi estiva, ormai inizierà l'estate tra poco, però anche in silenzio, in ascolto, cosa la parola ci dice. Vogliamo cantare con gioia, cantiamo con slancio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci sediamo un po'. Ecco, abbiamo terminato di meditare, ammirare, considerare i grandi misteri della fede, che è molto importante tenerli presente perché non sono misteri così campati in aria, sono l'essenza del nostro vivere cristiano. Il Corpus Domini che abbiamo visto venerdì scorso, Santissima Trinità, sono i misteri fondamentali della vita cristiana. Dio che amore nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo, e che questo amore ci viene donato a noi, Gesù Cristo. Ecco, Gesù Cristo nell'Eucaristia, Gesù Cristo nell'ultima cena, e specialmente nel Gesù Cristo nella passione, morte e risurrezione, mistero pasquale. Questa è la base di tutto il nostro vivere cristiano. E beati noi se questo l'accogliamo, perché ci libera da tante cose, da tante paure, non siamo più soli. Ma Dio ce lo ripete in molti modi, che vuole stare con noi. E sta con noi in modo particolare, con l'Eucaristia, con la comunione. Gesù che si fa pane e vino, che si fa, che il pane diventa il suo corpo e il vino diventa il suo sangue, proprio per noi, perché diventa cibo nostro. Abbiamo un dono grandissimo che Dio fa a noi nella comunione. Ecco tutti i misteri che abbiamo considerato. E poi il ciclo pasquale, che ricorda sempre il mistero pasquale del Giovedì Santo, Venerdì Santo, Sabato Santo, la notte di Pasqua, poi tutto il ciclo pasquale con la Pentecoste. Non è fatto appositamente per così una tecnica per illuderci un poco. Invece la Chiesa, attraverso l'azione dello Spirito Santo, illuminata dallo Spirito Santo, ci svela quello che è la vita di Dio e la vita di Dio che vuole dare a noi uomini, anche se peccatori. Qualcosa di grandioso che ci svela. Ecco perché è importante adorare, ascoltare la parola, stare anche in silenzio di fronte a Gesù, ascoltarlo, perché Lui ci parla sempre di questo. E anche ora che cominciamo a vedere la nostra vita cristiana come la viviamo, ecco, vedere la presenza, c'è la presenza del demonio nella vita cristiana. Difatti il demonio inganna subito Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. È una menzogna credere a Dio, è perché non vuole che diventiate come Dio. E Adamo ed Eva credono, e la caduta, demonio che inganna dicendo una verità sacrosanta, ma che è una bugia. Non possono farsi come Dio, anzi, ginocchiarci e adorare Dio, ascoltare Dio,
essere discepoli veri. Ecco, questo demonio che nella prima lettura sentiremo dopo, e lavora nella vita quotidiana, crea confusione, crea le gelosie, le invidie. Quante gelosie e invidie, è terribile. Povere donne anche, sono proprio soggetto a questo, ma non un po' di più, gli uomini sono più fortunati, non più grossolani. Però abbiamo ragione, capite? Abbiamo ragione, il demonio ci stimola, ho ragione io, quell'altro ha sbagliato, ma guarda questo, ma guarda qua, e ci perdiamo in queste cose, così perdiamo anche tempo, preghiera, adorazione e altro tempo. Quando vedi il Signore dice, ma sta fermo un po', sta con me. Ecco, anche la festa del Sacro Cuore che coincide oggi è fortissima. Guardate che Gesù non fa prediche, fa fatti, è là in croce. Il cuore di Gesù è là in croce. Si lascia tagliare che venga fuori il sangue e aspetto fisico. Sente un po' l'amore che testimonia quel morire in croce. Questo è il vero amore. E gli amoriti che non servono a niente. Anzi, gli amoriti che imbrogliano anche. Diventiamo degli imbroglioni l'uni con gli altri. Mi è successo anche questa settimana che incontro una persona che mi dice, ho perso il portafoglio, ci hanno detto 300 euro. Adesso non so come fare. E dico, ma non so, il problema come si scioglie? Vedi, poi se li ritrovo. Dopo ho saputo che non è che li avesse persi. Doveva fare un viaggio, gli occorreva dei soldi e voleva raccogliere soldi con la scusa, li ho persi. Capite dove ci inganniamo? Facciamo i furbi. Facciamo le persone anche sciocche, Oppure questi nostri poveri persone che sono alla porta della chiesa, devo andare a Roma, mi mancano 5 euro solo. E Roma che c'entra? Interessa i 5 euro. Ecco questa vita di inganno, no? Ma che spesso la facciamo anche noi, diciamo la bugia per ottenere qualcos'altro. Ecco, il Signore invece ci vuole metterci di fronte a Gesù Cristo, questo è il vero amore, la vera verità. Dare la vita per l'altro, Sacro Cuore. Non è che bel cuoricino, vedi i cuori scendere dal cielo, no, non è quello. La festa del Sacro Cuore è Gesù che muore in croce e muore per noi, dà la vita per noi, ci ama dandoci la vita, non è i cuoricini, i dolcetti che girano, no, che adesso si inganna molto con queste figure che non sanno da niente, poi sdolcinate. Dice quel Gesù in croce là, nudo, crudo, che dà la vita per me e per voi e che mi ama, quello è il vero amore, e che viene a dire a me, ama i tuoi frati come sono, anche nel dire la verità, certo, sinceri, la verità, ma senza imporgliela, senza obbligarli, senza odiarli, senza giudicarli. La stessa cosa è per voi in casa, amarvi l'uno con l'altro. L'amore non è ben per, sto in silenzio così non facciamo guerra, no, non è quello. L'amore è amare l'altro come è, dritto o storto che sia. E questo dobbiamo dircelo, amarci è questo. E quando io sono storto, uno di voi è storto e incontra il marito o la moglie, deve dirgli, marito, guarda che oggi sono storto, amami come sono, o moglie, sono storto, eccetera. Che non è una barzelletta, è una verità. Amore è amarci come siamo. Con tutti i nostri peccati, con tutti i nostri sbagli. Ma continua a sbagliare, non capisce niente, non ascolta mai. E comincia tu a fermarti e ascoltare. Ascoltare Dio, cosa ti dice Dio? Ama tuo marito com'è, ama tua moglie com'è, ama i tuoi figli come sono, ma
ma è un lazzarone, me le combina sempre. E amalo com'è, lazzarone che te le combina sempre. E questo è l'amore di Gesù in croce, là. Sei lasciato crocifisso. Noi non siamo capaci di amare così. Però Gesù ci dice, io ti do il mio spirito, perché anche tu possa arrivare a amare così. Ecco la gioia. Sentirsi capaci che amiamo in casa e le persone capiamo come siamo, come sono, senza giudicarle, ma aiutarle, sostenerle, pregare insieme, fare in modo di sempre crescere, 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 crescere. E anche quando perdiamo la pazienza, avere l'umiltà di dire perdonami. Adesso diciamo scusami, non sa da niente. Però c'è qualcosa, però è meglio dire perdonami, dai, sono stato proprio storto. Ecco l'amore, no? L'amore di Gesù Cristo, che non è l'amore del mondo, no, no. Non è l'amore umano. Guardate che tante persone nel mondo sono buone, più buone dei cristiani, più buone di noi, si comportano meglio di noi, ma non è l'amore cristiano. Se poi loro incontrano Dio e illuminati da Dio ammirano la natura, ammirano anche la bellezza di volersi bene, possono arrivare a scoprire l'amore cristiano. L'amore cristiano è Gesù Cristo che muore in croce, fortissimo, coraggiosissimo, e dà la vita per l'altro. Oh, quella è una soddisfazione. Avere una moglie che rende il marito cretino. Qual è il marito? Scappare via di casa? Se no mi fa cretino, poveraccio te. E c'è sta lì, cresci un po'. Ama tua moglie che forse ha bisogno del tuo affetto, della tua pazienza. Cominciamo a entrare nella sapienza di Dio, nella saggezza. Questo vale anche per chi è solo, è la stessa cosa. Se no rimaniamo infantili, molto infantili. Che è una liturgia questa molto forte. Dopo sentiremo anche nel Vangelo Gesù che è accusato, indemoniato, fa miracoli perché è indemoniato, anche i suoi parenti vengono fuori, ma cosa sta succedendo? Proprio qui nelle nostre zone, nel nostro paese, è Gesù che è trattato così. Gesù che è trattato da indemoniati. E Gesù non è che se la prenda, noi comincia a illuminare. Demonio, il regno del demonio non può sussistere se è in lotta con se stesso, eccetera. Dice invece Dio perdona, usa misericordia, perdona tutti i peccati. Tranne uno, dice, guardate che è molto forte in questo Vangelo, tranne uno che pecca contro lo Spirito Santo. E questo, guardate, che è diffusissimo ai nostri tempi. Il peccare contro lo Spirito Santo è diffusissimo ed è quando non crediamo in Dio, quando facciamo quello che vogliamo noi, quando non usiamo i carismi che abbiamo, quando mettiamo in dubbio quel bene che viene fatto dagli altri e mettiamo sempre in dubbio. Sono i peccati contro lo Spirito Santo che non vengono perdonati. Ma non perché Dio non voglia perdonare, ma perché la persona non vuole riconoscere che è peccato. Pensate un po' che crisi anche spirituali succederanno in molti sacerdoti per via del sacramento della confessione, che non usano, lo usano pochissimo, quando un dono che Dio ha dato all'umanità per togliere, per risanare, per togliere i peccati dalle persone, liberarle, ed è il sacramento, diciamo, preziosissimo, utilissimo, sempre, in ogni momento. Io non so come fanno a vivere senza confessare almeno ogni giorno qualcuno. Come fanno? Peccato contro lo Spirito Santo, perché non tengono conto di un sacramento. E quando sono chiusi così di fronte a un sacramento, lo Spirito Santo non c'è. E allora tutto quello che fanno, perché in funzione della loro mentalità, tutto quello che fanno diventa sterile, perché senza spirito, senza fede.
Ma la stessa cosa è anche dei cristiani, stessa cosa. Dunque occorre andare a confessarsi e capire che abbiamo un sacramento liberante, pieno di gioia, pieno che in fondo è Gesù Cristo in croce, l'amore del cuore di Gesù. Ripeto, non è sentimentalismo, è liberazione, è proprio ricevere la misericordia infinita di Dio, sentirsi perdonati. Allora è un bene immenso per chi assolve ed è un bene immenso per chi riceve la soluzione. Abbiamo dei mezzi stupendi, stupendi. E dopo valorizzano l'amore umano. Allora se io do un braccio a una persona e so che, per esempio, l'ho assolta, gli ho dato questa liberazione e questa persona ha accolto questa liberazione, ma mi nasce una gioia stupenda. Allora anche l'abbraccio umano, per dire, la pace che diamo durante la messa, è fortissima, perché passa non un affetto umano, passa Gesù Cristo, passa Dio. Sacro cuore di Gesù. Guardate che facile anche piangere di fronte al crocifisso, quanto hai sofferto, quanto... tutte merenze, non servono a niente queste. È tutta esteriorità. Il crocifisso mi dice, oh, prendi sul serio anche tu la vita e cominci a amare come io ti amo. Oh, allora nasce la conversione. Noi abbiamo tante persone anche in famiglia che stanno male, fisicamente, spiritualmente, moralmente, mentalmente. Ogni famiglia ha i suoi problemi. Ma la radice della nostra fortezza dove sta? È proprio nel crocifisso. Guarda in su. Signore, aiuta. Aiuta la mia persona che sta male. Ma se guardo il crocifisso, se dico al Signore dammi forza perché io possa amare questa persona che sta male, io possa riconoscere i miei peccati, possa sentire che tu mi ami, e se ho l'amore di Gesù Cristo amo anche l'altro, anche se sembra che non capisca niente. Ecco, che il Signore ci sveli questi grandi valori, perché guardate che la festa del Sacro Cuore ci presenta sempre l'ultima cena e la croce, il Calvario. L'ultima cena dove realizza l'amore, no? Questo il pane è il mio corpo, questo vino è il mio sangue e ce lo trasmette a noi, lui che ci dà il suo corpo. Poi lo realizza sul Calvario. Il corpo di Gesù cos'è? Mi lascio uccidere per te. Ti amo a tal punto che mi lascio uccidere. Questo è stupendo. Questi valori il mondo non ce li ricorda. Dicono belli sì, ma non servono per la vita quotidiana. Invece questi valori servono per la vita quotidiana, perché se io mi lascio amare da Gesù Cristo in questa forma, fratelli miei, allora dentro di me viene veramente la misericordia, viene veramente lo spirito, viene veramente l'amore, quell'amore che mi fa gustare la vita. Se no non la gusteremo mai, siamo sempre là che brontoliamo di tutto. Ecco che allora anche la presenza di Gesù nel Vangelo che ci illumina di fronte alle accuse, di fronte non so, a qualsiasi diceria che possono dire di noi, ecco, lui non si arrabbia, non se la prende, sa che c'è lui, sa che è Dio, è figlio di Dio e ci dice guarda a me, non peccare contro lo Spirito Santo, non chiuderti il cuore. Non dire troppo difficile, pure amare quello no, non l'amo mai, ma ha fatto troppo del male. Non chiudere il nostro cuore, non peccare contro lo Spirito Santo. E siamo in tempi in cui adesso si lascia andare tutto, si lascia andare tutto. Fa la comunione quando vuoi, no, se non sei in grazia non farlo. Non peccare contro lo Spirito Santo facendo il sacrilegio. Come ci sono tanti sacerdoti che dicono fa, non esageriamo, diciamo adesso, non esageriamo. E così roviniamo la gente.
la roviniamo, perché invece di trasmettere spirito, invece di trasmettere Vangelo, trasmettere la verità, trasmettiamo la menzogna. Cosa vuoi vivere con quello? Se non vai d'accordo, va con un altro. Non si può fare questo, non è bene fare questo. Andiamo contro Dio e contro i suoi insegnamenti. Ma se io lo dico, faccio del male a me, a chi lo dico, a chi lo ascolta. Ecco come il Signore ci vuole mettere dentro di noi proprio la presenza di Dio tangibile. Allora, qual è il modo di vivere? Come si può vivere veramente una vita cristiana robusta? Lo sentiremo del Vangelo. Compiere la volontà di Dio. Metterci in ascolto di Dio. Compiere la volontà di Dio. Mi è successa una disgrazia stasera. Qual è la volontà di Dio? Disperarmi, arrabbiarmi, e Dio, io che ho fatto sempre il bene, viene a darmi questa disgrazia? No, non è quella. Dire al Signore: Signore, illumina me, illumina quella persona, perché insieme possiamo fare la tua volontà. La fortezza interiore, la serenità interiore, non è il brontolare che serve, anche se tutti possono giudicarci. Ecco che allora, anche di fronte a questa parola che è stupenda, Gesù e Eucaristia ci viene a confermare sempre: è vera la parola di Dio. Quella che sentiremo anche questa sera, è vera la figura del Sacro Cuore di Gesù. Ha dato tutto il suo sangue per noi, morto per noi, per amore. Questo è vero amore. Ma non sono capace. C'è Gesù che ti aiuta, c'è Gesù che dà il suo spirito. Chiediamolo questo. E noi andiamo in giro in tante parti, pieni di paura, a esorcizzarsi in tutti i cantoni. E dopo non cambia niente. Perché non cambia niente? Perché Dio ti insegna: fermati, alza gli occhi al Signore, chiedi perdono dei tuoi peccati. E sta ferma in famiglia, ama la famiglia, vuoi bene alla famiglia. Vedete che i demoni scappano tutti. Se stiamo con Dio, se amiamo, dove? In casa prima. Mi è sempre fatto una gioia grande quella donna che era impegnata in parrocchia a mille faccende e trascurava il marito e non era contenta. Quando gli è stato detto: fermati, prima di lavorare fuori, ama tuo marito. E lei questo l'ha capito, si è messa a amare suo marito, è cambiata tutta la famiglia, ma è cambiata anche il cuore della donna, è cambiata la gioia, tanto che quell'uomo, ve l'ho detto ancora, è venuto a dirmela a me: sei stata Dio adesso. Ed è vero, ed è vero. E non è colpa che l'altra non fosse cattiva, no, era solo ingannata. Forse qualcuno gli ha detto: datti da fare, il volontariato, cosa vuoi, sta dietro alla famiglia. No, non è quella la strada giusta. La giusta è: fermati in famiglia. Ama te stessa, te stesso. Ama la coppia, ama la famiglia. Poi essi anche, aiuta gli altri, fai gli altri. Ecco che Gesù che viene qui in mezzo a noi ci completi la luce. Guardate, se l'ascoltiamo, stiamo qui senza fare chissà quale preghiera, tutto il più dite: Signore Gesù, abbi pietà di me. E guardate Gesù, guardate il crocifisso, quelli parlano a noi stasera. Ora ci sediamo, vogliamo anche prendere una posizione più comoda possibile, per essere noi signori del nostro corpo, stare qui di fronte a Gesù, di fronte al crocifisso, e ascoltarlo. Mettiamoci di fronte a Lui e guardiamo se il nostro amore quotidiano con noi stessi, con la famiglia, con gli altri, è secondo Gesù. Quell'amore che dà la vita, che ama, che perdona sempre, che non giudica, non condanna, anche se sembra di perderla, come sembra anche lui di aver perso, invece ha trionfato perché è risorto. Col vivere di amore come Gesù e vivere da risorti,
vivere con lo Spirito. Ecco, lasciamoci illuminare, perché il Signore stasera ti dice: io ti voglio aiutare. La prima lettura è un brano che conosciamo moltissimo ed è un brano della vita normale di Adamo ed Eva. E la troviamo là che parla col demonio. Capitolo terzo della Genesi. E che il demonio dice: ma come mai? Perché non mangiate? C'è stato proibito. E mette nel cuore di Eva il dubbio: Dio ti limita, Dio non ti ama, Dio ti proibisce qualche cosa. Il brano che leggiamo è proprio la conseguenza del peccato. La vita normale di Adamo ed Eva, peccatori, prima pieni di grazia e ora peccatori. Con le conseguenze quali? Che hanno paura, che sono egoisti, che danno la colpa agli altri e che Dio gli chiede: dove sei Adamo? Dove sei Eva? Perché ti nascondi? Ecco, nella nostra vita quotidiana lasciamoci interrogare da Dio così. Anche noi siamo soggetti alle tentazioni del demonio. Anche noi tante volte diciamo di sì al demonio. Esiste il demonio. Ci viene a dire che, prima cosa, il demonio è soggetto a Dio e non può fare quello che vuole. E perciò, stando con il Signore, abbiamo la vita, possiamo essere liberati dal demonio. E anche quando sentiamo che il demonio ci tenta, non corriamo a destra, a sinistra, pieni di paura. Fermiamoci e preghiamo. Subito mettersi in relazione con Gesù Cristo. Dammi il tuo spirito, che Gesù viene e vince il demonio, ti libera. Senza correre in giro con tutte quelle paure, specialmente i nostri tempi. Poi ci aiuta, ci illumina. Vuoi sapere se sei indemoniato o no? Vuoi sapere se in te c'è il demonio o no? Basta vedere. Perché ti nascondi? Perché hai paura? Sei soggetto al demonio. Perché Adamo dà colpa a Eva? È stata Eva. Egoismo, no? Si butta la colpa addosso agli altri. E lì c'è il demonio. La solitudine, Adamo che è solo, non si sente più in compagnia con Dio, per forza, perché non ascolta Dio, soggetto al demonio, il demonio ti butta alla solitudine che dopo ti porta alla paura. Dio che illumina, no? Dio che illumina. E anche quando Eva gli dice: è stato il serpente. Sì, è vero, è stato il serpente, però, ecco che illumina, non ascoltare il serpente. Non ascoltare il demonio e non mettiamoci a combattere contro il demonio, perché è molto più furbo, molto più attento di noi. Il nostro che dobbiamo fare, quello che dobbiamo fare noi, è invocare Gesù Cristo, pregare Gesù Cristo, chiedere allo Spirito Santo: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, e vedrete che col nome di Gesù il demonio scappa. Non mettiamoci a combattere col demonio, la perdiamo. Avete mai vissuto voi la tentazione qualsiasi? Il bere, il sesso, come si fa a cadere dentro? Mica si va dentro di corsa così, ma dai, quella lotta, no? Ma sì, ma no, ma sì, ma no, ma sì, ma no, finché dopo ci lasciamo andare. Ecco, questa lettura è molto bella. Cerchiamo di ascoltarla. Dio ci illumina sui peccati che il demonio ci crea credendo che sia verità. E dice: no, non è quella la verità. La verità, guarda a me, dice Dio. Gesù, guarda a me, prega a me, sta con me, che io ti libero dal demonio, da qualsiasi azione. Ti rendo illuminato, ti rendo forte, ti rendo saggio. Ascoltiamolo questo. Dal libro della Genesi. Dopo che Adamo ebbe mangiato dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?» Rispose:
Ho udito il tuo passo nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché tu hai fatto questo, sei tu maledetto più di tutto il bestiame, più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Parola di Dio. Preghiamo insieme con il Salmo. Il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Insieme. Dal profondo a te grido, oh Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò afferma il tuo amore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attenta al Signore, più che le sentinelle l'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Israele, attenda il Signore, perché presso di te è grande, presso di lui la stimolazione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è buono e misericordia. Ecco, lasciamo che questa parola entri in noi, non ragioniamola, ma che noi viviamo come Adamo ed Eva, ma che noi siamo tentati. Per sapere come siamo tentati, la conseguenza delle tentazioni è sentire la parola che ci dice le conseguenze del peccato di aver mangiato dall'albero: la nudità, la paura, l'egoismo, la solitudine, tutte situazioni che possiamo avere anche noi. Ecco, lasciamoci illuminare per vedere bene come viviamo noi. Se costantemente siamo col maligno o se stiamo con Dio. Perché Dio ci aiuta, ci illumina, ci dà il suo spirito, ci dà la sua forza. C'è la prima lettura, ci ha messo in evidenza la realtà cruda del nostro vivere quotidiano, soggetti al demonio, e che pone dentro di noi tutte quelle conseguenze negative: paura, solitudine, egoismo, accusa degli altri, essere soli, eccetera. E ci aiuta a vedere il nostro vivere quotidiano, se siamo in questa realtà. Spesse volte lo siamo. Allora vuol dire che siamo schiavi del demonio. Perché? Perché invece di guardare Gesù Cristo e ascoltiamo Lui, perciò Lui ci
mette dentro la tristezza, la delusione, la mormorazione e quello che volete, l'invidia, le gelosie, le pettegolezze, quello che succede nella vita di ogni giorno. Secondo la lettura ci aiuta a scoprire che in questa realtà che noi possiamo vivere quotidianamente da cristiani anche, noi possiamo uscire da questa realtà per mezzo proprio di Gesù Cristo. Come ha fatto a salvarci Gesù Cristo? Prima lettura Dio ci illumina, guarda che hai tutti questi malanni dentro, non ascoltare il maligno. Però adesso occorre la salvezza e Dio inizia proprio da questo brano a annunciare, verrà il Salvatore è Gesù Cristo. E cosa ha fatto Gesù Cristo? Ha testimoniato l'amore, si è lasciato portare di processo in processo tutta la passione durissima, l'ha vissuta lui per amore, ha vissuto il salire il Calvario, il morire in croce e la risurrezione. Gesù ha vissuto per noi la vittoria contro il demonio. Il demonio ha giocato Eva, Gesù Cristo ha distrutto il demonio, proprio con la passione, morte e risurrezione. Questo è molto importante saperlo, perché altrimenti noi rimaniamo lì schiavi del maligno. Possiamo rimanerci anche schiavi del maligno con la pigrizia nostra, con la comodità nostra, con quella lagna continua, con quel negativo continuo. Il Signore invece non vuole questo. Vuole donare a noi veramente la liberazione. E come Gesù Cristo è risorto, è salito al cielo, ci ha mandato lo Spirito Santo e ha rinnovato tutti gli apostoli, così Gesù vuole rinnovare anche noi nella nostra vita quotidiana. Ma non guardando al demonio, non avendo paura del demonio, non metterci a combattere contro il demonio, ma guardando Gesù Cristo, guardando la sua passione morte, guardando il crocifisso, guardando l'Eucaristia. E stare aggrappati al crocifisso, all'Eucaristia, cibarci dell'Eucaristia e chiedere, Signore, Tu aiutami. O allora sentiamo che anche noi Gesù è vincitore contro il demonio, perché ci libera dalle tentazioni, perché ci rende forti, ci rende saggi, ci rende capaci di affrontare tutte le realtà con serenità e ci rende anche la gioia di gustare la nostra vita quotidiana da vincitori, da risorti, capaci di amare come Gesù, capaci di avere lo Spirito come Gesù. È stupendo allora questo. Ascoltiamo allora questa lettura che ci accenna a questa grande vittoria di Gesù Cristo e che ce la dona gratis. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, animati da questo stesso spirito di fede di cui sta scritto, ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia ancora più abbondante ad opera di un maggior numero moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. Sappiamo infatti che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costituita da mani d'uomo, nei cieli. Parola di Dio. Andiamo. Concludiamo anche questo messaggio che è molto bello.
non combattere, non aver paura del demonio, ma guardare Gesù Cristo, che come il Padre ha risuscitato Gesù Cristo dai morti, così viene a dare anche a noi la risurrezione, cioè questa capacità di amare, avere lo Spirito del Signore in noi e capacità di amare di fronte a tutte le azioni. Tutti lo possiamo avere questo, perché ce lo dà gratis. Ecco, guardiamo Gesù Eucaristia, Gesù crocifisso, questo vero amore profondo, il cuore di Gesù che si svela a noi. Ecco, chiediamo che si svegli a noi sempre, con fiducia. Anche il brano Vangelo ci mostra la vita quotidiana di Gesù. Non è una vita comoda. È un brano che si legge poco, questo, nella Chiesa, ogni tanto così. Ma è un brano molto pratico, molto bello, molto triste anche. Perché Gesù ci ritrova nel suo paese, e invece di essere ascoltato, di essere riconosciuto, non credono che lui sia il Cristo. E lo trattano da indemoniato. Fa miracoli, fa tante cose, fa chiasso perché è un indemoniato. Fa il nome di Belzebù. Perché? Perché, come dicono, è fuori di sé. Anche i suoi familiari escono di casa e vanno in cerca di Gesù per vedere, anche per riportarlo a casa, perché finisca questa missione di chiasso. Se poi addirittura accusato che è come Belzebù e che caccia i demoni in nome di Belzebù, è veramente brutto. Tutti ingannati, tutti accusano Gesù. E Gesù non si preoccupa. Non è che faccia, non so, una difesa apocalittica, no, no. Spiega solo, dice, guardate che è impossibile che i demoni si caccino tra di loro perché un regno diviso va in rovina. Cerca di spiegare un po', di illuminare un po'. Cerca anche di dire, guardate che tutto viene perdonato ai figli degli uomini. Peccati anche tutte le bestemmie, tutti i nostri peccati vengono perdonati. Ecco, di frutto della realtà negativa contro di lui, lui che cerca di illuminare, non condannare, ma illuminare. Non sono io né un demonio né amico di Belzebù, ma sono il figlio di Dio che ha il potere sui demoni. E ha tanto potere che ha il potere di perdonare. Perdonare tutti gli uomini e tutti i peccati, anche le bestemmie. Dice, fate attenzione, un peccato solo non viene perdonato. Non perché Dio non lo vuole perdonare, ma perché noi non vogliamo essere perdonati. Peccato contro lo Spirito Santo. Chi bestemmia lo Spirito Santo non verrà condannato. E cos'è questo peccato contro lo Spirito Santo? È il non credere nostro, il non fidarci di Dio, il non riconoscere Gesù Cristo veramente il Figlio di Dio. Dicevamo all'inizio, quando noi facciamo tante cose senza spirito, e crediamo di fare il bene, invece facciamo noi stessi, siamo sempre egoisti, difendiamo noi stessi, vogliamo noi stessi, non ci importa gli altri. Facciamo il peccato contro lo Spirito Santo. Non crediamo che anche quella tal persona, che noi diciamo così cattiva, possa convertirsi. Peccato contro lo Spirito Santo. E non viene perdonato, ripeto, non perché Dio non lo vuole, ma perché noi chiudiamo il cuore a Dio, allo Spirito. Vivere e trattare gli altri senza spirito, senza amore, senza carità, è vivere contro lo Spirito Santo. Certe nostre rabbie, certe nostre durezze sono peccati contro lo Spirito Santo. E Dio non può perdonare uno quando dice no. Non voglio perdonare a questa persona perché mi ha fatto del male.
deve riparare, deve. E lui non verrà perdonato. Perché? Perché ha il cuore chiuso all'azione dello Spirito. Ecco, potremmo fare un'infinità di casi. Guardiamoci sempre che il vivere cristiano non è cercare di avere ragione, cercare di non fare peccati gravi, cercare di non vivacchiare così. Non è quello. Noi possiamo andare sempre in chiesa, entrare e uscire sempre senza cambiare. Perché? Perché abbiamo il cuore chiuso allo Spirito Santo, senza mai convertirci. Quanti pellegrinaggi, quanto di qua, quanto di là, tutta roba esteriore, fittizia. Perché? Perché non c'è lo Spirito di Dio dentro di noi. Per capire che c'è lo Spirito di Dio dentro di noi, basta guardare la paura. Paura che abbiamo, l'ansia che abbiamo, che non è quel se viene un incidente stiamo male, perché umano stare male, non è quello. La paura è proprio dire di no allo Spirito. Non agisco perché, ma e se non è vero. Questo è peccato contro lo Spirito. Viviamo, chiediamo perdono, perdoniamo, facciamo il bene, vogliamo il bene con decisione, con spirito, con amore. Vedete che allora si sente la forza dello Spirito Santo dentro di noi. Certo che possiamo sbagliare anche volendo fare il bene, possiamo esagerare, ma se siamo con lo Spirito Santo ce lo perdono subito. Perché lo riconosciamo e chiediamo perdono. Un brano che è veramente un po' crudo, ma fa bene. E la conclusione è pasquale. Chi è? Cos'è che dobbiamo fare per vivere allora tutta questa confusione che ci viene? Come facciamo a distinguere? Come facciamo a riconoscere? Come facciamo a... Ecco, la conclusione è mio fratello, mia sorella, mia madre è colui che fa la volontà di Dio. Capite che non è combattere contro o difendersi da chi, ma è la volontà di Dio. Fermarci e guardare in su. Qual è la volontà di Dio? Anche di fronte a un nostro nemico, di fronte a uno che ci fa del male. Qual è la volontà di Dio? Non sta lì a ragionare, se. La volontà di Dio è che amiamo, è che chiediamo lo Spirito. È che in noi ci sia proprio la forza del mistero pasquale di Gesù Cristo. Vivere da risorti. Il risorto è colui che ama e ha lo Spirito di Dio. E questo è bellissimo, almeno ho la strada. Chi fa la volontà di Dio, questo è mio fratello, mia sorella, mia madre. E nessun altro. Vedete che Gesù è molto chiaro, ci dà una chiarezza anche nel nostro vivere quotidiano. E ringraziamolo di questo. Vogliamo cantare insieme l'Alleluia. Io vi ho chiamati amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre ve l'ho fatto conoscere. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù venne con i suoi discepoli in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere il cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, poiché dicevano è fuori di sé. Gli scribi che erano discesi da Gerusalemme dicevano costui è posseduto da Beelzebù e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni. Ma egli, chiamateli, diceva loro in parabole, come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se Satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può resistere, ma sta per finire. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose. Se prima non avrà legato quell'uomo forte, allora ne saccheggerà la casa.
In verità vi dico, tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini, e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno, sarà reo di colpa eterna, poiché dicevano è posseduto da uno spirito immondo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: ecco tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle sono fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Guardando lo sguardo, girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre, i miei fratelli, chi compie la volontà di Dio. Costui è mio fratello, sorella e madre. Parola di Dio. Ecco, vogliamo sederci ancora e viviamo questo momento di adorazione proprio pensando a noi, pensando a Gesù Eucaristia, a Gesù crocifisso, all'amore di Gesù, al cuore di Gesù che ci ama e ci dimostra qual è il vero amore. Che forte che è il vero amore, vivere e dare i soldi, dare la vita agli altri, donare la vita agli altri, amare l'altro com'è. E anche questo Vangelo ci aiuti a essere attenti, non chiudere il cuore a Dio, allo Spirito Santo, non darci ragione, non essere rassegnati o contenti di quello che pensiamo noi. Guardiamo a Gesù e guardiamo a Lui, che Lui ci indica il Padre e ci indica sempre di fare la volontà di Dio. E che il nostro vivere quotidiano sia proprio vivere secondo la volontà di Dio. Allora il nostro vivere cambia, diventa cristiano. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio e buonanotte a tutti.